La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata alle quali risponderanno la Ministra per la Famiglia la Natalità e le pari opportunità e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3439 presentata dai deputati Lupi ed altri che ha ad oggetto iniziative volte a incentivare azioni di sostegno alla maternità in relazione al codice di autodisciplina per le imprese recentemente adottato. Il deputato Alessandro Colucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è co-firmatario. Prego onorevole. Grazie Presidente. Vista la grande attenzione che nell'ultimo decennio le imprese stanno dedicando al benessere dei propri collaboratori, che si è sostanziato in servizi e pratiche di welfare aziendale, anche grazie a diversi interventi normativi che li favoriscono e li incentivano da un punto di vista fiscale, in questo momento storico, anche a seguito della recente pandemia, le persone e le famiglie richiedono misure di conciliazione vita-lavoro riuni, per, per riunire e sostenere i carichi di cura ed educazione dei propri familiari. Il primo marzo, durante un incontro pubblico con un'associazione di categoria, lei, Ministro, ha lanciato il codice di autodisciplina per le imprese responsabili verso la maternità. Da una prima lettura il codice invita le imprese pubbliche e private a mettere in campo azioni di sostegno e accompagnamento alla maternità, in particolare nel rientro al lavoro. Vista la necessità di misure che favoriscono la partecipazione femminile al mercato del lavoro e che non penalizzino la scelta della maternità, le chiediamo, Ministro, come intende divulgare ed incentivare il codice. E, considerata la mole di adempimenti che già gravano sulle aziende, se c'è il rischio che l'adempimento di tali eh, passaggi burocratici e dell'applicazione del codice possa procurare aggravi per le imprese. Grazie. Grazie Onorevole Colucci. La Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Onorevole Eugenia Ruccella, ha facoltà di rispondere. Prego, Signor Ministro. Grazie Presidente. E grazie agli onorevoli interroganti per la questione posta, perché è una questione che sta molto a cuore al governo. Il governo è impegnato a promuovere a tutti i livelli la consapevolezza del fatto che il futuro del nostro Paese passa dalla natalità. La crisi demografica pesante che viviamo riguarda tutti perché pone un problema di sostenibilità del welfare, della, della salute, dei nuovi bisogni di salute per una popolazione che invecchia, ma anche una più profonda questione di vitalità sociale. E riguarda in modo significativo il mondo produttivo perché senza figli non c'è prospettiva di lavoro, di forza lavoro, di consumo, di capacità di innovare. Di tutto questo le aziende iniziano a rendersi conto in misura significativa e il Governo intende accompagnare il mondo produttivo e più in generale il mondo del lavoro in questo comune impegno. Il cuore del problema è nella conciliazione fra lavoro extradomestico e lavoro di cura e questo riguarda soprattutto la maternità, le donne, perché gravidanza, parto, allattamento al seno sono eventi che riguardano e impegnano le donne. Troppe sono ancora le madri che si dimettono dal lavoro dopo l'assenza per maternità, troppe donne si sentono costrette a dover scegliere fra la maternità e la realizzazione professionale. E finché non avremo costruito ambienti e percorsi di lavoro accoglienti e premianti per le madri, quel desiderio di fare figli che tutte le statistiche ci indicano essere intatto non tornerà a concretizzarsi. Poiché invece la natalità è un obiettivo prioritario di questo governo e il welfare aziendale è un punto cardine della strategia che intendiamo mettere in atto, accanto alla certificazione della parità di genere prevista dal PNRR abbiamo promosso un codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternità, ad adesione volontaria e privo di adempimenti e oneri burocratici, eh, come l'interrogante ha eh, sottolineato che avrà una piattaforma dedicata e verrà sottoposto nelle prossime settimane alle parti sociali e alle organizzazioni datoriali di categoria, anche come contributo alle relazioni industriali. Intendiamo inoltre creare uno spazio di comunicazione online e un evento in presenza almeno una volta l'anno, così che il codice sia diffuso fra le imprese che fanno welfare aziendale attraverso anche gli enti bilaterali che gestiscono i piani di sostegno alla genitorialità. Il codice che proprio ieri ha registrato la prima adesione ufficiale da parte di un'azienda storica come la Plasmon si articola su tre capisaldi, la continuità di carriera delle madri, la prevenzione e cura dei bisogni di salute, l'adattamento dei tempi e modi di lavoro con un sistema di valutazione ancorato sempre meno al vincolo spazio-temporale e sempre più al raggiungimento degli obiettivi. E tutto questo nella convinzione che il sostegno alla maternità passi da un nuovo approccio organizzativo ma anche culturale. Che ne riconosca e premi il valore sociale. L'Italia vanta una lunga tradizione di welfare aziendale, dalla Lane Rossi, un'esperienza un storica, alla Olivetti. Ma una tradizione che oggi va rinvigorita e aggiornata ai nuovi bisogni e stili di vita. Esistono molte buone pratiche, dai più tradizionali asili a opzioni innovative, come la cena da portare a casa o servizi come la lavanderia. E queste buone pratiche danno anche frutti in termini di natalità, come abbiamo potuto constatare. A tali esperienze, incluse quelle realizzate appunto dagli enti bilaterali e dai fondi sanitari, ci si è ispirati nella redazione del testo. Si tratta dunque di incentivare e mettere in rete questa sensibilità, nella consapevolezza che il governo ha fatto e farà la sua parte, ma che serve una consapevolezza e uno sforzo collettivo se vogliamo superare l'inverno demografico. Grazie signor Ministro, facoltà di replicare il Pino Bicchielli. Prego onorevole. Grazie presidente. Signora Ministra, prima di tutto desidero esprimerle piena solidarietà a nome mio personale e di tutto il gruppo di noi moderati per quanto accaduto al Salone del Libro di Torino. Non è spegnendo la voce altrui che si afferma la propria. Il dissenso e la censura sono due cose completamente diverse e su questo spero che siamo tutti tutti d'accordo. Venendo alla nostra interrogazione, le diciamo che siamo pienamente soddisfatti della risposta l'iniziativa che il suo ministero ha assunto con il codice di autodisciplina per le imprese responsabili a favore della maternità incarna un principio che ci sta molto a cuore, che sta a cuore al nostro gruppo, sta a cuore a questa maggioranza e cioè il principio di sussidiarietà. Siamo convinti, come lei stessa ha ribadito anzi nella risposta che la sfida demografica esiga l'impegno di tutti. Bene dunque coinvolgere il mondo produttivo per aiutare soprattutto le donne a realizzare il desiderio di maternità senza per questo dover rinunciare alla propria realizzazione professionale. E auspichiamo e ci faremo parte attiva come gruppo di noi moderati per dare un contributo in tal senso che il mondo produttivo sia inteso in senso ampio per mobilitare con spirito appunto sussidiario tutte le energie della società, certamente quindi le imprese, che sono protagoniste in questo processo, ma anche le parti sociali, i sindacati, le categorie, e il vasto mondo del no profit e del terzo settore, che da sempre rappresenta un'eccellenza italiana. Lo spirito del codice, con il suo carattere volontario e non burocratico, sembra essere più quello di stimolare e mettere in rete iniziative spontanee dal basso che non quello di imporre dall'alto la solita impalcatura di regista. Ci auguriamo quindi che questa iniziativa abbia ampia diffusione e che possa contribuire a realizzare un mondo del lavoro più accogliente per chi, mettendo al mondo un figlio, rende un servizio all'intera comunità e rende possibile un futuro produttivo. Grazie. Grazie Passiamo all'interrogazione numero 3440, presentata dai deputati Ravetto ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e iniziative di competenza in relazione al cosiddetto evento sulla fertilità svoltosi recentemente a Milano. La deputata Laura Ravetto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, Onorevole. Ministro, il 20 e il 21 maggio a Milano si è tenuto un sedicente evento sulla fertilità titolato Wish for a Baby e secondo alcuni articoli di stampa segnatamente un articolo di Tempi del 22 maggio 2023 alcune aziende avrebbero proposto e promosso opzioni di trattamento e servizi espressamente vietati dalla legge 40 del 2004 in alcuni stand i referenti di alcune aziende presenti avrebbero rilasciato informazioni su maternità surrogata e commercializzazione di gameti i rappresentanti delle aziende hanno dichiarato che non hanno mai pensato di fare un evento fuori da quello che la legge permette ma queste affermazioni parebbero smentiti dagli articoli di stampa citati. Con la presente interrogazione, Ministro, siamo quindi a chiederle, naturalmente compatibilmente con le funzioni del suo Ministero, che non ha responsabilità per eventi locali, se può darci ulteriori elementi sull'evento e soprattutto se può escludere qualunque finanziamento pubblico o gratuito patrocinio. Grazie, Onorevole Ravetto. La Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Onorevole Eugenia Roccella, ha facoltà di rispondere. Prego, Signor Ministro. Grazie, Presidente. E grazie. Anche questa volta agli onorevoli interroganti, come ribadito da loro, ai sensi della legge 40 del 2004, chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila euro a un milione di euro. La surrogazione di maternità è una procedura che si realizza mediante forme contrattuali rigide e vessatorie, necessariamente di tipo commerciale. Anche le forme cosiddette altruistiche o solidali in realtà mascherano pagamenti in forma di rimborsi spese o di indignità e prevedono comunque sempre l'obbligo per la donna di cedere il figlio ai committenti. Col risultato, peraltro, paradossale che eh, in questi casi spesso sono solo le donne a ricevere eventualmente meno soldi, cioè la solidarietà si ribalta sulle donne eh, che portano avanti la gravidanza perché tutta l'operazione è inserita in un sistema commerciale transnazionale e quindi l'attività dei centri di fecondazione artificiali, le consulenze legali e contrattuali e le biobanche richiedono comunque lo stesso pagamento. Nonostante in diversi paesi sia ammesso, ricordiamo che in Italia, oltre alla legge che lo qualifica come reato, la Corte Costituzionale ha definito l'utero in affitto come una pratica che, virgolette, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, mediante accordi che comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate. Chiuse virgolette. Di analogo avviso la Corte di Cassazione, che a sezioni unite civili ha parlato di ancora cito, inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale. Indipendentemente dal titolo oneroso gratuito e dalla situazione economica in cui versa la madre gestante, la riduzione del corpo della donna a incubatrice meccanica, a contenitori di una vita destinata ad altri, ne offende la, la dignità. Finita la citazione. La posizione del governo in merito in conformità alla, uh, alle massime giurisdizioni dello Stato, è chiara ed è di assoluta condanna di ogni forma di surrogazione di maternità, in quanto forme di commercializzazione della genitorialità lesiva della dignità della donna e dei diritti dei bambini. Con riferimento all'evento Wish for a Baby che si è tenuto a Milano il 20 e 21 maggio, Posso solo eh, rassicurare gli interroganti che non c'è stata nessuna forma di finanziamento pubblico all'iniziativa, né ovviamente da parte del governo nazionale, né sentite le amministrazioni territoriali che abbiamo consultato da parte loro. Al di là dell'accertamento di eventuali condotte illecite, che non è facoltà del mio Ministero verificare, è evidente come questa iniziativa abbia toccato la sensibilità di associazioni e persone di diversa estrazione culturale ivi compresa quella del femminismo, di una rete femminista internazionale. L'attenzione del governo sul tema dell'utero in affitto è comunque massima in sede nazionale come nei consessi sovranazionali e con la stessa attenzione nel rispetto dei diversi ruoli vengono seguiti i lavori parlamentari relativi alla proposta di legge per rendere il reato di maternità surrogata perseguibile anche se commesso all'estero e per porre fine a quella legittimazione di fatto che sta portando con sé una pericolosa suefazione culturale. Che contrasteremo con ogni mezzo a nostra disposizione e di, di questa sua fazione culturale, che l'evento Wish for a Baby a Milano è evidentemente un esempio. Tutto questo nella speranza che questa battaglia possa unire senza distinzioni di parte chiunque abbia a cuore la dignità delle donne e i diritti dei bambini. Grazie, signor Ministro. A facoltà di replicare la deputata Laura Ravetto. Prego, Onorevole. Grazie Ministro. Siamo lieti di apprendere che non siano intervenuti né finanziamenti pubblici né gratuiti patrocini alla fiera Wish for the Baby. Eh, rimane ovviamente legittimo quesito su come sia possibile che la città di Milano, per la seconda volta in due anni, abbia accolto un evento che, se è vero quanto riportato dagli articoli di giornale citati e noi non abbiamo motivo per dubitarne, promuove il bambino da sogno virgolettato, cioè un bambino selezionabile connotato fatto per connotato mediante l'accesso a pagamento consultabile quindi dei donatori. Cioè, come da lei ricordato, assolutamente vietato, già stato vigente senza necessità di modifiche dalla legge 40 del 2004 che giustamente agisce a tutela dei bambini impedendo qualunque selettività fisica perché i bambini non sono dei prodotti acquistabili sullo scaffale di un supermercato secondo i propri gusti e convincimenti. Ministro, giustamente in queste aule, proprio in queste ore, stiamo mettendo nero su bianco con un emendamento votato da tutti, sinistra, destra, che non debba essere utilizzato il termine razza nei documenti pubblici. Bene, non facciamo solo battaglie linguistiche, allora continuiamo tutti questa battaglia anche a sinistra perché si impedisca qualunque attività volta a selezionare caratteristiche fisiche sui nostri figli. Dobbiamo continuare a opporci a qualunque azione che, dietro il paravento della bella Frase Aiuto alla fertilità nasconda in realtà vere e proprie azioni barbare di eugenetica. Quindi, ministro, oltre da deputata, da madre, sono a dirle che, oltre a darle la solidarietà del gruppo che qui rappresento, lei avrà in questa battaglia un forte e fermo alleato. Appunto, la Lega che si opporrà sempre a qualunque forma di mercificazione dei bambini. Grazie, onorevole Ravitto. Passiamo all'interrogazione numero 3.441 presentata dai deputati Squeri ed altri che ad oggetto i tempi di adozione dei decreti attuativi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 199 del 2021 in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. La deputata Erika Mazzetti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego onorevole. Grazie presidente, signor ministro, il PnIEC 2020 in corso di revisione prevede innalzamento di arrivare per il 2030 a una quota dei consumi finali lordi di energie rinnovabili pari al 30% poi innalzata a 42,5%. Si prevede che questo obiettivo sia raggiunto soprattutto con la produzione di fotovoltaico. Il Decreto legislativo 199 del dicembre 2021 prevede che, con decreti del Ministero interrogato da adottare entro 180 giorni, siano stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree idonee nell'installazione di detti impianti e fonti rinnovabili. Il termine per l'emanazione di questo decreti è scaduto lo scorso dicembre. Sono note che nell'emanazione aree idonie ci sono delle difficoltà soprattutto con alcuni ministeri ed alcune regioni. Pertanto... Chiedo al Ministro interrogato quali siano i tempi di emanazione dei decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021 delle aree idonee dell'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Grazie. Grazie Onorevole Mazzetti. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Onorevole Gilberto Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere. Prego Signor Ministro. Grazie, grazie Presidente. In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti evidenzio come il decreto riguardante la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti eh, di energia rinnovabile sia in, in fase di avanzata definizione. Di fatto sono in corso le ultime rimature del testo con gli altri ministeri concertanti, il Ministero dell'Agricoltura, e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero della Cultura. L'obiettivo del decreto è quello di fornire indicazioni precise e univoche alle regioni affinché possano adottare i rispettivi provvedimenti legislativi regionali e adeguare conseguentemente la programmazione regionale alle nuove aree reputate idonee e all'installazione di fonti di energia rinnovabile. Il provvedimento mira a garantire la massima compatibilità possibile degli impianti FER con la tutela paesaggistica e con la produzione agricola, nonché a garantire per gli impianti situati in tale area una procedura semplificata di approvazione in linea con i recenti interventi normativi approvati con il decreto legge PNRR. Si evidenzia altresì che la misura in via di definizione Contiene i criteri per l'attuazione del border sharing regionale, ovvero l'individuazione degli obiettivi intermedi finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in termini di quota di consumo finale lordi di energia coperta da fonti rinnovabili. Tale decreto si pone l'obiettivo di garantire l'installazione di almeno io dico, 80 gigawatt aggiuntivi di energia rinnovabile al 2030 che permetterà di ribaltare la percentuale di approvvigionamento energetico attuale in favore delle rinnovabili, due terzi, un terzo. Alla fine, al fine di garantire la più ampia implementazione del decreto sarà a breve emanato anche il decreto per l'istituzione della piattaforma delle aree idonee prevista all'articolo 21 del decreto legislativo 199. Al fine di garantire alla Regione e alle province autonome un adeguato strumento nel processo di individuazione delle aree idonee e nell'attività di monitoraggio è adesso connesse. Riguarda attualmente fotovoltaico ma anche eolico. Grazie. Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare la deputata Erika Mazzetti. Prego onorevole. Grazie di nuovo Presidente, grazie Ministro. Eh, siamo soddisfatti della sua risposta perché Lei sa benissimo quanta importanza hanno le energie rinnovabili nel nostro paese. Abbiamo anche consapevolezza dello sforzo immane che lei sta facendo da quando ricopre l'incarico di Ministro eh, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ma sappiamo anche che ci sono già diverse regioni nel nostro Paese, fra cui la Sicilia, la Sardegna, ma anche altre, che si stanno opponendo ai grandi impianti che vorrebbero mettere perché verranno verrebbero installate e alcune sono già installate in aree molto diciamo, note dal punto di vista turistico vicine e pianeggianti e non in aree lontane dai centri abitati. Questo è un danno per l'economia del luogo, eh, soprattutto turistica ma non solo anche ambientale, senza avere una ricaduta sul territorio. Per cui ben venga che ci siano questi decreti attuativi, sono fondamentali per fare chiarezza. Per non essere strumentalizzati a volte anche da parte di alcune regioni che sappiamo benissimo ascoltare molto di più i vari comitati nonché le leggi nazionali. Per cui è bene che ci sia un regolamento, eh, come Lei ha espresso, che venga fatto velocemente perché nel nostro paese abbiamo bisogno di semplificare sicuramente la parte fondamentale, di fare queste aree idonee o non idonee per non avere complicazioni sia con i ministeri competenti, l'agricoltura ma anche i beni culturali, i paesaggisti, ma anche con quelle regioni che troppo spesso hanno detto no anche a questi impianti e che si trovano arretrate rispetto ad altre. Per cui benvengo a questa revisione, siamo tutti molto fiduciosi perché abbiamo visto il suo interessamento in questi ultimi mesi di Ministero nel fare questa operazione e grazie del suo intervento. Grazie onorevole Mazzetti. Passiamo all'interrogazione numero 3442 presentata dai deputati Pavanelli ed altri che ha ad oggetto iniziative normative in ordine alla modifica della disposizione del decreto legge 176 del 2022 concernente l'aumento della produzione di gas nazionale e il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi. La deputata Alessandra Todde ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego onorevole. Grazie signor presidente, grazie signor ministro. A fronte della crisi energetica e prezzi del gas aumentati fino a 20 volte rispetto agli anni precedenti, a novembre 2022 il governo ha consentito l'aumento della produzione di gas nazionale e il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in siti precedentemente interdetti, al fine di aiutare clienti industriali energivori a contenere i prezzi, sostenendo così la produzione industriale italiana. Pur in uno scenario di emergenza, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha fatto passare sei mesi e ancora non ha fatto i decreti attuativi. Pertanto, questa misura non ha prodotto nessun beneficio per queste aziende energivore e nessun impatto positivo per la produzione industriale italiana, pur avendo degli evidenti impatti sull'ambiente. Oggi lo scenario è cambiato, i prezzi a mercato del gas sono molto più bassi rispetto a quelli previsti dal decreto, che ricordo era stato pensato per affrontare una situazione straordinaria e urgente. Pertanto si richiede al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica se non ritiene opportuno rivedere e modificare tempestivamente la disposizione, prevedendone in caso l'abrogazione. Grazie, onorevole Todde. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Gilberto Pichetto fratin ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Grazie, grazie Presidente. Grazie agli interroganti. La misura del gas release è stata introdotta con l'articolo 6 del decreto legge 1722 al fine di rafforzare la sicurezza nazionale dell'approvvigionamento di gas naturale a prezzi allora ragionevoli per i clienti finali industriali a forte consumo di gas. Secondo il modello previsto, il GSE stipula con i produttori contratti d'acquisto di diritti di lungo termine sul gas in forma di contratti finanziari, per differenza rispetto al punto di scambio virtuale, di durata massima pari a 10 anni e con verifica dei termini alla fine del quinto anno. Il, il GSE al contempo procede a sottoscrivere per corrispondenti quantità contratti finanziari per differenza con i clienti finali industriali a forte consumo di gas ai medesimi prezzi previsti nei contratti d'acquisto. In relazione al prezzo su detta contratti finanziari per differenza la norma prevede da una parte che questo sia determinato in considerazione della copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto e di una equa remunerazione del capitale investito. Dall'altra parte, dispone che detto prezzo sia compreso tra 50 e 100 euro in allora. Anche in ragione della favorevole evoluzione dei prezzi del gas naturale, è evidente che i limiti di prezzo previsti rendono inefficace la misura poiché non vi sarebbe interesse per i clienti a sottoscrivere i contratti di acquisto con il GSE, 50-100 euro rispetto ai 25 di quotazione media attuale, 24 ha toccato. Nella consapevolezza della crit delle criticità poste dall'attuale formulazione della norma e nella convinzione che le motivazioni alla base della gas release permangano intatte, anche a causa del quadro di incertezza sullo scenario internazionale, nello scenario internazionale sono in corso approfondimento al fine di individuare le più opportune proposte di modifica alla misura, nell'ottica di contemperare le esigenze di un'equa remunerazione della maggior produzione nazionale con il beneficio atteso dei settori produttivi connotati da un intenso consumo di gas e colpiti dagli effetti dell'aumento dei costi della materia prima, qualora dovesse verificarsi. Eh, degli, degli sbalzi particolari. Grazie. Grazie, signor Ministro. A facoltà di replicare, la deputata Alessandra Todde. Prego, onorevole. Grazie, signor Ministro. Non siamo soddisfatti della risposta, perché la sua risposta non scioglie il nodo di base, i tempi e le necessità delle imprese. A novembre 2022, sull'onda della crisi energetica, il Governo ha deciso di incrementare la trivellazione e l'estrazione di gas naturale e petrolio nel nostro paese di 1,5 miliardi di metri cubi l'anno, con evidenti impatti ambientali, in deroga al PITESA, il piano di transizione energetica sostenibile delle aree idonee, sostenendo che era una misura necessaria per gestire l'emergenza e per aiutare la produzione industriale italiana, attraverso un pezzo di favore per le industrie energivore. Il ritardo nell'attuazione del decreto non ha portato benefici nelle imprese energivore, lasciandole in balia dei costi di produzione energetica fuori controllo e minandone la competitività. La domanda a cui non abbiamo ricevuto risposta è come possiamo aiutare le industrie energivole del nostro paese ad essere competitive, avendo un'energia a dei costi coerenti con il conto economico di queste industrie. Un esempio di questo fallimento è la crisi della portovesme SRL multinazionale che nel Sulcis, una delle zone più povere d'Italia, rischia di lasciare a casa migliaia di persone per i costi energetici troppo alti. Sicuramente, però, l'attuazione del decreto ha impatti sull'ambiente del nostro Paese, senza incidere significativamente, in maniera rilevante, sulla sicurezza energetica nazionale. 1,5 miliardi di metri cubi in più l'anno di estrazione nazionale su un fabbisogno di 76 miliardi di metri cubi. Quanti incidono sulla nostra indipendenza energetica? Perché ostinarsi a voler portare avanti in maniera imperterrita gli interessi delle società energetiche, senza affrontare il nodo di un'energia competitiva a basso costo per le imprese? Portare avanti adesso l'attuazione di di questo decreto senza modifiche chiare e definite e senza considerare che lo scenario energetico è mutato sostanzialmente significa adesso non portare benefici per le imprese energivore che possono benissimo approvvigionarsi a prezzi di mercato molto più bassi rispetto a quelli previsti dal decreto ma conduce a rischio di danno erariale che inevitabilmente si andrebbe a scaricare sui contribuenti e ad un sicuro danno ambientale in un contesto fragile e già messo a dura prova come il mare Adriatico. Grazie onorevole Todde, passiamo all'interrogazione numero 3443 presentata dai deputati Pastorella ed altri che ha ad oggetto intendimenti in ordine alla proroga dei termini per la partecipazione ai bandi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'onorevole Fabrizio Benzoni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole Grazie Presidente, grazie Ministro. L'Europa ci impone dei vincoli molto stringenti rispetto al 2030. 6 milioni di veicoli elettrici che corrispondono a 31.500 stazioni pubbliche di ricarica, veloce e ultraveloce. Ne individua però anche le risorse all'interno del PNRR, eh, parte 4.3 della missione 2, componente 2 della stessa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, dopo mesi di ritardo il Ministero il 10 maggio 2023 ha finalmente pubblicato due bandi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, 2500 sulle superstrade e 4000 nelle zone urbane, individuando però eh, tempi molto stringenti, 30 giorni, giorni che non sono eh, rispettabili considerando anche il fatto che i i propositori devono ottenere preautorizzazioni dai comuni eh, da legare al dossier rispetto ai luoghi da confermare nelle installazioni. Ecco perché sarà pressoché impossibile rispettare le tempistiche del bando, ecco perché abbiamo paura che questa prima tranche possa andare deserta. Quindi interroghiamo il Ministro se non intenda prorogare i termini di bandi in questione dando così la possibilità agli operatori di presentare progetti che impegnino tutti i fondi messi a disposizione dal piano nazionale di ripresa e resilienza evitando almeno su questo investimento che l'Italia non sia in grado di raggiungere gli obiettivi e soddisfare gli impegni presi. Grazie. Grazie onorevole Benzoni, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica onorevole Gilberto Pichetto Fratin ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro. Grazie Presidente, un grazie agli interroganti. In relazione alla misura del PNRL recante l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, vista la necessità di rispettare la scadenza della Milestone al 30 giugno 2023, che prevede la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida lungo le superstrade, e almeno 4.000 in zone urbane, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato due decreti lo scorso gennaio 2023 e provveduto alla pubblicazione dei due bandi citati dagli interroganti lo scorso 10 maggio, a valle del perfezionamento della convenzione col soggetto gestore. Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori e il necessario supporto per la predisposizione delle proposte progettuali, sono stati organizzati incontri ad hoc che hanno visto la partecipazione di oltre 200 soggetti, durante i quali sono stati analizzati e chiariti tutti i potenziali aspetti critici della misura. Per chiarire inoltre ogni incertezza tecnica, sono state inoltre pubblicate le FAC sul sito istituzionale ed è stato attivato uno sportello virtua virtuale con il supporto operativo del GSE. Per quanto tiene al coinvolgimento dei comuni nell'iter autorizzatorio si evidenzia che in fase di presentazione dell'istanza al contributo il soggetto proponente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo all'avvio dell'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni. Solo successivamente alla pubblicazione delle graduatorie e relativa aggiudicazione dovrà essere presentata una seconda dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il proponente dichiara di aver ottenuto le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'infrastruttura di ricarica. Sulla base di quanto esposto è considerata l'importanza di ottemperare le tempistiche. Eh, già delineate nel PNRR, di, di cui voglio chiarire, questo Governo non si è mai sottratto nel modo più assoluto. Confidiamo di raggiungere gli obiettivi della misura nei tempi prefissati, senza la necessità di dilazionare ulteriormente le scadenze già prestabilite. Già stabilite. Grazie. Grazie, signor Ministro. A facoltà di replicare la deputata Giulia Pastorella, prego, onorevole. Grazie Ministro. No, Sicuramente condividiamo la necessità su questo come su altri investimenti di rispettare le scadenze. Quello che ci domandiamo è perché si sia dovuti ricorrere a una tempistica così breve e a delle sorte di misure emergenziali eh, da tavoli di supporto, eh, chiarimento di incertezze e sportelli quando le stesse misure di aiuto potevano essere previste semplicemente con un tempo più lungo e, e in una maniera più diciamo, regolare se i decreti attuativi, come lei ci ha ricordato, erano già pronti a gennaio quindi la domanda è tra gennaio e maggio che cosa è successo. Il timore non è solo la questione di ottenere i fondi PNRR, di rispettare le scadenze questo è sicuramente una questione di credibilità dell'Italia, ripeto su questo e su altri fronti, ma è proprio la questione dei cittadini per cui eh, la mancanza di infrastrutture è risaputo che è una delle principali barriere all'adozione dei veicoli elettrici, quindi in una sorta di eh, eh, circolo vizioso in questo caso per cui si attendono le infrastrutture eh, per fare il passaggio l'acquisto e di conseguenza la transizione ecologica rischia di essere um, rimandata ulteriormente. Uh, quindi invito a riconsiderare se possibile uh, a questo punto se non la scadenza se non altro alcuni dei termini uh, contando che purtroppo i comuni non sempre rispondono anche alle preautorizzazioni in maniera immediata e quindi senza voler uh, dare la colpa a nessuno in particolare consci del fatto che anche gli operatori più grandi hanno difficoltà a rispondere a questi bandi, forse qualche domanda ce la si deve fare, ripeto, non solo nell'interesse della credibilità dell'Italia, ma soprattutto nell'interesse dei cittadini e della transizione verde eh, che ci deve vedere protagonisti. Grazie. Grazie onorevole Pastorella. Passiamo all'interrogazione numero 344 presentata dal deputato Bonelli che ha ad oggetto iniziative di competenza per l'approvazione definitiva del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per l'aggiornamento del piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di programmare efficacemente interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Il deputato Angelo Bonelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego onorevole. Grazie signor Presidente, signor eh, Ministro. Gli eventi drammatici dell'Emilia Romagna, questi eventi meteorologici estremi che ormai si ripetono drammaticamente in maniera molto ravvicinata ci pongono di fronte a una grande questione che è la questione del cambiamento climatico. Queste parole che avete una difficoltà a pronunciare al governo di cui lei fa parte, ma non è solamente un problema di pronunciare questa parola, è un problema che gli atti che avete prodotto sono atti che vanno di fatto non verso le politiche attive sul clima, ma per rallentare queste iniziative che invece necessiterebbero con urgenza impegni immediati. Il rapporto sul dissesto idrogeologico dell'ISPRA rivela che l'Italia avrebbe bisogno di 8000 opere per una cifra di circa 27 miliardi di euro. Le chiedo quindi e concludo se quando intenderete approvare il piano di adattamento climatico e riformulare il, il piano sulla mitigazione del rischio idrogeologico che alla luce degli eventi dell'Emilia Romagna dovrà essere riformulato perché quella grande quantità d'acqua ci dice che il clima è cambiato e dobbiamo fare piani urgenti per il bene e per la messa in sicurezza della popolazione italiana. Grazie Onorevole Bonelli. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Onorevole Gilberto Pichetto-Fratin ha facoltà di rispondere. Prego Signor Ministro. Grazie Presidente, un grazie all'interrogante. In relazione al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, attualmente sottoposto a procedimento di valutazione ambientale strategica, è in corso l'attività tecnico-istruttoria, volta all'analisi della documentazione presentata e dalle numerosissime osservazioni pervenute. È previsto inoltre a giorni il parere motivato da parte dell'autorità competente propedeutico all'opportuna revisione del Piano. A conclusione del procedimento seguirà l'approvazione formale del piano prevista con decreto ministeriale, questo entro, entro, entro l'estate. Il CNAC pone le basi per 361 azioni di breve e lungo termine, articolate su livelli di intervento sistemico e indirizzo. Per quanto concerne il piano sistemico, il CNAC mira, tra le altre cose, alla costruzione di un contesto organizzativo incentrato su un sistema di governance nazionale che possa garantire, sulla base dello sviluppo delle conoscenze messe al sistema, una maggiore coerenza e sinergia delle azioni e delle politiche multilivello indirizzo in particolare verso il livello regionale e locale, è espletato attraverso una cornice di riferimento entro il quale possono svilupparsi la pianificazione e la realizzazione delle azioni di adattamento a livello locale. Approvato il PNAC si aprirà quindi la fase dell'implementazione, finalizzata a garantire l'immediata operatività del piano stesso, mediante l'individuazione per ogni livello territoriale, di specifici interventi tra loro complementari, scadenzati sulla base del livello di priorità ed assegnati a soggetti attori puntualmente individuati con le congrassegnazioni finanziarie. Non possiamo, con questo condivido, più permetterci che i progetti restano sulla carta, ma dobbiamo garantire un sistema anche di governance rapido che garantisca la celerità delle azioni. Grazie. Grazie signor Ministro. A facoltà di replicare l'onorevole Angelo Bonelli. Prego onorevole. Eh, eh, grazie. Eh, signor Ministro, il gruppo parlamentare Allianza Verdi Sinistra è assolutamente insoddisfatto, lo rimarco questa eh, frase, perché eh, almeno avrebbe dovuto dirci un po' riguardo anche alla drammaticità degli eventi di dare una tempistica all'Italia. Vedete, siete specialisti a dare deroghe su tutto. Derogate là, derogate qua. Quando si tratta però di mettere in sicurezza il territorio vi nascondete dietro le procedure, le norme e quant'altro. Perché usate due pesi e due misure? Perché nel decreto alluvioni avete insinuato invece la norma che aumenta la capacità di rigassificazione? È una grande contraddizione. Da un lato dite che volete combattere il cambiamento climatico, dall'altro aumentata la dipendenza dagli idrocarburi. Vorrei dire agli italiani e alle italiane che ci stanno vedendo in questo momento: voi avete una grande responsabilità che è la seguente, dite agli italiani ad esempio che il costo del gas ad agosto costava 310 euro megawatt e oggi mentre io sto parlando sta a 24 euro e ad aprile il costo della bolletta è aumentato del 23%, forse questo è il motivo perché volete continuare a rendere dipendente dal gas, perché le bollette gli italiani le pagano, allora non si capisce la ragione per la quale ad esempio quei 27 miliardi di euro che servirebbero per mettere in sicurezza l'Italia eh, fate fatica a trovarli, mentre oggi è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il ponte sullo Stretto di Messina. Eh, signor eh, Ministro Pichetto Fratin, se lei domani dovesse andare a Tokyo e prendere l'aereo e Angelo Bonelli dovesse avere la sfortuna di prendere il treno da andare a Trapani a Siracusa, lei arriva in 11 ore a Tokyo e Angelo Bonelli sta ancora sul treno per arrivare a Siracusa. Questo è il modello di sviluppo che non ci piace, che fa arretrare l'Italia dal punto di vista infrastrutturale e condanna il nostro Paese a non affrontare il cambiamento climatico perché voi state facendo esattamente il contrario. Grazie. Grazie onorevole Bonelli. Passiamo all'interrogazione numero 3445 presentata dai deputati Foti ed altri che ha ad oggetto iniziative di competenza per un efficiente utilizzo dei fondi stanziati per la prevenzione del rischio idrogeologico. La deputata Gaetana Russo ha facoltà di illustrare l'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Prego onorevole. Grazie Presidente, Signor Ministro la tragedia dell'Emilia Romagna ha rivelato come numerose risorse siano state stanziate per la mitigazione del rischio idrologico ma non siano state utilizzate ci permettiamo di dare alcuni numeri dal 2018 sono 8,4 miliardi di euro non utilizzati secondo Ispra degli 11.000 progetti finanziati solo 4.800 sono quelli ultimati per la Corte dei Conti in vent'anni sono stati impiegati solo 7 miliardi di euro e non i 26 necessari anche nel 2014 quando vi è stata una analoga tragedia in Emilia Romagna e la UE ha contribuito alla ricostruzione. A causa di impedimenti burocratici non è stato utilizzato ben un milione di euro. Sempre in Emilia Romagna non è stata adottata la legge regionale per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. E infine la Corte dei Conti ha affermato che in Emilia Romagna per il ripristino degli immobili ad uso abitativo, gli interventi di messa in sicurezza idraulica e i contributi per attività produttive sono stati utilizzati un terzo delle risorse disponibili, 79 miliardi dei 210 assegnati. Gli interroganti quindi si chiedono se quali iniziative di competenza intenda adottare il governo nelle eventualità in cui fondi non utilizzati siano ancora disponibili per realizzare interventi di prevenzione dei danni da dissesso idrogeologico, anche adottando atti normativi che rendano più celere, efficace ed efficiente ed economica l'azione di tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Grazie. Grazie onorevole Russo, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica onorevole Gilberto Pichetto Fratin ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro. Grazie Presidente, grazie agli interroganti. In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, come ribadito più volte in questi giorni, il problema principale non sono i finanziamenti ma i meccanismi e le procedure di spesa. Con particolare riferimento alla Regione Emilia Romagna, il Ministero dell'Ambiente nel periodo 2010-2022 ha finanziato a favore della Regione interventi di contrasto al dissesto idrogeologico per oltre 375 milioni. In generale, le risorse gestite dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito dei fondi PNRR sono 1,3 miliardi, relative ad interventi per la gestione del rischio idrogeologico, per i quali sono già stati individuati 639 progetti, i cui lavori saranno, devono essere appaltati entro la fine del 2023. Il tema del dissesto idrogeologico è talmente vasto che credo sia necessario un coordinamento stretto fra tutti i soggetti attuatori. Ci sono grandi opere che hanno bisogno della programmazione statale, ma la manutenzione più minuta, quella del torrente, può e deve essere svolta da chi vive e gestisce il territorio. La lunghezza degli iter autorizzativi, gli intrecci di competenze, la capacità degli enti locali anche di gestire gare complesse e onerose sono tanti fattori che, in qualche modo incidono sull'effettiva capacità di spesa, la quale deve avere una solida programmazione a monte. Per questo abbiamo fortemente sostenuto il rafforzamento tecnico delle autorità di bacino distrettuale, che devono garantire che gli interventi e le risorse siano inseriti in una pianificazione generale delle misure. E per le medesime finalità stiamo lavorando per assicurare la piena interoperabilità delle banche dati dei sistemi di monitoraggio, che consentono un quadro conoscitivo sempre aggiornato allo stato di attuazione degli interventi. Pianificazione e controllo sono le parole chiave per evitare di ricorrere all'emergenza e continuare a rammaricarci per gli eventi alluvionali come quelli emiliani. Dobbiamo affrontare questa sfida definendo procedure e meccanismi rapidi e chiari per realizzare le centinaia di opere già programmate e posso assicurare che il governo è già impegnato su questo fronte. Grazie, grazie signor ministro. Di la deputata Alice Bonguerrieri. Prego onorevole. Grazie Presidente, signor Ministro, grazie. Grazie perché non solo la sua risposta è per noi chiara e esaustiva, ma anche perché con la sua risposta ha reso plastica la differenza fra due modelli politico culturali. Il primo modello, quello di chi, chiuso nei palazzi, parla di teorie ambientaliste facendone bandiere elettorali secondo cui l'uomo è soltanto una presenza ingombrante per la natura, che chiede risorse per prevenire il rischio idrogeologico che poi non utilizza, che realizza meno della metà dei progetti finanziati come dimostrano i dati che avete appena citato che impedisce di pulire i boschi, di preservare gli argini e anche soltanto di togliere un ramo dal fiume, azione che determina addirittura responsabilità penali costringendo l'uomo a essere ospite nelle sue montagne, nelle sue colline, nelle sue pianure, quando invece dovrebbe essere lo ha detto lei prima, Ministro, il primo garante della sicurezza del territorio. che parla di cambiamento climatico ma non fa nulla per contrastarlo, anzi cementifica. L'Emilia Romagna, per esempio, da cui io stessa provengo, ha il primato del consumo del suolo, registrando il 9% circa di suolo impermeabilizzato rispetto al 7% quale dato nazionale e che ha arrogato finanziamenti, per fare un altro esempio, per la realizzazione di 23 casse di espansione, di cui solo 12 risultano pienamente funzionanti. Ecco, Ministro, questo è il primo modello, lo conosciamo. E poi c'è il secondo modello del Governo Meloni, quello che lei ha rappresentato, che afferma la necessità di semplificare le procedure, di fare programmazione, controllo, di fare manutenzione al territorio, per renderlo abitabile in sicurezza, senza pregiudiziali ideologiche, ma solo utilizzando un ingrediente, il buonsenso. Sappiamo che prevenire e semplificare azione silenziosa che richiede tempo certo e che fa meno clamore elettorale rispetto ad altro ma una politica responsabile non dirige come è stato fatto fino adesso la propria azione in base al consenso popolare ed elettorale ma avendo come unica stella polare l'interesse della nazione e l'interesse dei cittadini Concludo Presidente, questa è la differenza fra i due modelli e noi siamo convintamente dalla parte del Governo Meloni per realizzare il secondo di questi. Grazie. Grazie Onorevole Buonguerrieri. Passiamo all'interrogazione numero 3446 presentata dai deputati Braga ed altri che ad oggetto intendimenti in ordine all'adozione di una normativa organica a livello nazionale per il contenimento del consumo di suolo. La deputata Sara Ferrari ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, Onorevole. Grazie presidente. Il dissesto idrogeologico e il consumo di suolo hanno un impatto amplificato e aggravato dalla crisi climatica. Purtroppo lo abbiamo visto chiaramente con i tragici eventi degli ultimi mesi nelle Marche, ad Ischia, con la catastrofe in Emilia-Romagna, ma in piccolo sono all'ordine del giorno in ogni parte del nostro paese. Giova a ricordare che il dissesto e il consumo di suolo sono due fenomeni strettamente legati difendere il suolo significa proteggere il Paese dalla minaccia del dissesto idrogeologico e dalle tragiche conseguenze in termini di perdita di vite umane e danni a beni privati e attività produttive. A questo si aggiungono gli effetti nefasti dei condoni edilizi che hanno sanato abusi realizzati anche in area a rischio idrogeologico rispetto ai quali occorre avere garanzie chiare sulla certezza che non siano più riproposti e sul finanziamento e attuazione delle demolizioni delle opere abusive. Tra le principali criticità vi l'assenza di interventi normativi efficaci e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale sul consumo di suolo, che tengano insieme la riqualificazione dell'esistente, il quadro europeo consumo di suolo zero a 2050 e il riparto di competenze tra Stato e Regioni. La necessità dell'approvazione della legge nazionale sul consumo di suolo è del resto prevista tra le riforme del PNRR, come confermato dal Governo in risposta a un'interrogazione in commissione del 24 maggio scorso. È indispensabile, dunque, che ci sia un'assunzione di responsabilità di scala superiore rispetto alla gravità di come i cambiamenti climatici stanno influenzando la sicurezza delle persone e la vita delle città. Chiediamo quindi al Ministro se intenda promuovere e sostenere l'adozione di una legge nazionale per il contenimento del consumo di suolo che consenta di raggiungere l'obiettivo, appunto, di consumo di suolo zero al 2050, rispettando le tempistiche previste dal PNRR. Grazie onorevole Ferrari, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica onorevole Gilberto Pichetto Fratin ha facoltà di rispondere, prego signor Ministro. Grazie Presidente, un grazie agli interroganti. Il fondamento della strategia dell'Unione Europea per il suolo, richiamata onorevo dagli onorevoli interroganti, risiede proprio nel proposito di fornire al suolo lo stesso livello di protezione che già esiste per l'acqua, l'ambiente marino, l'aria, con l'obiettivo di ottenere l'aumento netto del consumo del suolo pari a zero nel 2050. La strategia verrà declinata in proposte concrete, mediante un atto le legislativo che verrà proposto dalla Commissione entro il 2023 e mediante i successivi ambiziosi obiettivi che dovremo declinare in ambito nazionale, regionale e locale per ridurre il consumo netto di suolo già nel 2030. Ciò premesso, anche alla luce dei gravi accadimenti di questi giorni, che hanno messo in evidenza la fragilità del nostro territorio, L'iniziativa europea non può che rappresentare una cornice all'interno della quale innestare specifiche iniziative su scala nazionale. L'adozione di una legge nazionale sul consumo del suolo è tra le priorità del Ministero dell'Ambiente, come ribadito sin dalle linee programmatiche del mio mandato. I tecnici del Ministero sono a lavoro per una proposta quadro che possa recepire anche quanto di positivo e condiviso e contenuto nei disegni di legge di iniziativa parlamentare sul tema che erano stati presentati. Tenendo presente che parliamo di consumo del suolo, mi scuso di una digressione, avendo fatto l'assessore all'urbanistica bisogna anche pensare alla demolizione di molti degli immobili degli anni 50 e 60, demolizione, ricostruzione o liberazione delle aree. La necessità non più rinviabile di predisporre una legge nazionale per il contenimento del suolo è prevista per, tra le riforme del PNR, ma è altresì contemplata nel piano per la transizione ecologica, approvato lo scorso anno, la cui relazione al Parlamento è stata inviata in, in questi giorni. Quest'ultimo cerca di delineare un quadro di azioni sinergiche che, in linea con gli obiettivi dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, dovranno garantire la protezione e il recupero della qualità del suolo, il ripristino dei terreni degradati o l'arresto dell'impermeabilizzazione del suolo. L'azzeramento del consumo di suolo, considerato una misura chiave per l'adattamento: ai cambiamenti climatici dovrà avvenire sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Sulla base di tale prospettiva, il Governo ha già stanziato importanti risorse finanziarie nell'ultima legge di bilancio, istituendo un fondo volto al contenimento del consumo del suolo e al ripristino di aree degradate, con una dotazione economica complessiva pari a 160 milioni di euro. Grazie. Grazie, signor Ministro. A facoltà di replicare, la deputata Chiara Braga. Prego, Onorevole. Grazie signor Presidente, grazie Ministro. Noi registriamo le sue parole e prendiamo atto di una disponibilità eh, del suo Ministero ad affrontare un tema non più rinviabile, quello di dotare il nostro Paese di una legge efficace per il contenimento del consumo di suolo dal momento che nel 2021, ce lo dicono i dati ISPRA, il suolo è tornato ad essere consumato con una velocità impressionante di 19 ettari al giorno, oltre 2 metri quadri al secondo, rendendo il suolo impermeabile, comportando un aumento del rischio di allagamenti e di sottoposizione del suolo e del territorio alle ondate di calore, alla perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici. Un danno economico che è stimato in quasi 8 miliardi di euro all'anno. Noi siamo preoccupati dall'inerzia e anche dall'ambiguità che registriamo dalla, da parte della maggioranza che sostiene questo governo, motivata anche da fatti, quelli che abbiamo registrato nelle due precedenti legislature, quando per precisa volontà delle forze di centrodestra non si è arrivati ad approvare una normativa efficace sul contenimento del consumo di suolo. Nel 2017 questa Camera ha approvato in prima lettura un disegno di legge che è stato trasmesso al Senato ma che non è stato portato in fondo per opposizione di alcune forze politiche. Nella scorsa legislatura i progetti di legge sul contenimento del consumo di suolo sono stati tenuti in ostaggio dal Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, impedendo la discussione di qualsiasi provvedimento. E del resto le ragioni per le quali questo Parlamento e il nostro Paese ancora non riesce a ad dotarsi di una legge efficace vanno ricercate nelle posizioni di forze politiche che oggi hanno la responsabilità del Governo, che negano l'urgenza e la centralità centralità Dei cambiamenti climatici e che difficilmente si, si, si sentono investiti di una responsabilità e di una convinzione nel portare avanti questo impegno. Noi registriamo la sua volontà. Ci auguriamo che i tecnici del suo Ministero presentino rapidamente un disegno di legge di iniziativa governativa, se così sarà saremo pronti a sostenerlo, e anche la disponibilità a lavorare su proposte di legge presentate dalle forze politiche come quella del Partito Democratico. La tutela del suolo, la messa in sicurezza del territorio non è soltanto un'urgenza ambientale. Ma una vera e propria questione di sicurezza nazionale, insieme all'attuazione e alla rapida approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di un robusto investimento nella riduzione del rischio idrogeologico. I ritardi e le ambiguità che ancora registriamo su questi temi, compresa l'inazione del Governo fino a questo punto, non sono più accettabili per i cittadini e le cittadine italiane. Grazie. Grazie e' così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 78, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta e iscritto a parlare l'onorevole Gaetano Amato. Prego onorevole. Grazie signor presidente. Vede io provengo da una città, Castellamare di Stabia, che secondo me è baciata da Dio. Eh, al punto che già nel XIII secolo. Gli Angioini costruirono una reggia in un luogo chiamato Quisisana, reggia che Carlo III di Borbone migliorò, ampliò tra il 1765 e il 1790. Per accedere a questa reggia si attraversa un viale, il viale degli Ippocastani. Non sto qua per magnificare la mia terra ma per parlarle di questi 31 alberi secolari 31 ippocastani appunto che danno il nome a questo viale e che sono sotto la giurisdizione del Parco Regionale dei Monti Lattari che è un'area naturale protetta 16.000 ettari di bosco, monti ebbene malgrado il parere negativo della sovrintendenza che definisce malati solo 6 di questi 31 ippocastani. L'ente parco ha deciso che vanno tagliati. Vanno tagliati perché altrimenti si perde un finanziamento per ampliare una strada. L'ente parco dice che si è limitato a dare il suo parere, evidentemente positivo, a seguito del quale il comune ha aggiudicato l'appalto. Il comune invece dice che ha aggiudicato l'appalto mantenendo intatte tutte le disposizioni avute dall'ente parco. Il comune ha preparato una relazione tecnica che il parco si è limitato ad approvare per senso di responsabilità, dice il presidente dell'ente parco il signor Tristano dello Ioio, amico di famiglia del governatore De Luca. E malgrado affermi che il finanziamento risalga ben quattro anni fa, dice che non c'era tempo per creare una variante. Tra l'altro l'Enteparco avrebbe dato l'autorizzazione a tagliare i 31 ippocastani eh, con una commissione scaduta. La commissione era scaduta il 30 giugno. L'Enteparco il 6 agosto rilascia il suo parere, il 1 ottobre rilascia la deroga. Però la Commissione Nuova si insedi il 28 dicembre. Quindi il presidente dell'Ente Parco, che dovrebbe proteggere il Parco Naturale dei Monti Lattari, decide che 31 ippocastani secolari vanno tagliati per non perdere 3 milioni di euro. E a questo punto c'è un rimbalzo di responsabilità tra quello che dichiara il Comune e quello che dichiara l'ente parco. In tutto questo la sovrintendenza che ha dichiarato negativo il parere del taglio degli alberi non conta. Ecco, noi grazie alla collaborazione col WWF, insieme all'onorevole Caramiello e insieme al senatore Nave, abbiamo interessato la Procura. Noi ci vogliamo augurare che quanto prima chi deve pagare paghi. Grazie onorevole Amato, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 5 giugno 2023, ore 10, votazioni non prima delle ore 14, esame del decreto legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. La seduta è tolta.